Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù. Oggi è il giovedì 3 di giugno del 2021 e noi siamo qui per lodare il Signore, ma soprattutto per leggere la parola di Dio. Noi siamo qui per lasciare questa parola fare scaturire nella nostra bocca una gratitudine e aumentare la nostra fede, perché questo è leggiamo la Bibbia insieme. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, stiamo qui per meditare, ma soprattutto per leggere la parola di Dio. E quando dico meditare, che dopo, durante la giornata, tu possa rileggere e meditare alla parola del Signore. Io mi auguro che questo tempo sia di grande stimolo e di fortificazione per la tua fede nel nome di Gesù. Noi vogliamo leggere questa mattina, durante questa giornata, noi continueremo a leggere Giosuè capitolo 22 e noi leggeremo dal versetto 10 fino al capitolo 24. Quindi noi quest'oggi abbiamo la possibilità, la gioia e il privilegio di concludere il libro di Giosuè. Quindi leggiamo la parola del nostro Signore. Giosuè capitolo 22, versetto 10, parola del Signore. E come giunsero alla regione del Giordano che appartiene al paese di Canaan, i figli di Ruben, i figli di Gad e la mezza tribù di Manasse vi costruirono un altare presso il Giordano, un grande altare che vi colpiva la vista. E i figli di Israele udirono e si diceva: ecco, i figli di Ruben, i figli di Gad e la mezza tribù di Manasse hanno costruito un altare di fronte al paese di Canaan, nella regione del Giordano, dal lato dei figli di Israele. Quando i figli di Israele udirono questo, tutta la comunità dei figli di Israele si riunì a Silo per salire a combattere contro di loro. E i figli di Israele mandarono ai figli di Ruben e ai figli di Gad e alla mezza tribù di Manasse nel paese di Galaad, Fineas, figlio del sacerdote Eleazar, e con lui 10 capi, un capo per ogni casa paterna di tutte le tribù di Israele. Tutti erano capi di una casa paterna fra le migliaia di Israele. Essi andarono dai figli di Ruben, dai figli di Gad e dalla mezza tribù di Manasse nel paese di Galaad e dissero: così ha detto tutta la comunità del Signore, che cos'è questa infedeltà che avete commesso contro il Dio di Israele? Oggi perché voltate le spalle e non seguite più il Signore e avete costruito un altare per ribellarvi oggi al Signore? È forse poca cosa per noi che il peccato commesso a Peor, del quale fino a oggi non ci siamo purificati, e che attirò quel flagello sulla comunità del Signore? Voi oggi voltate le spalle e non seguite più il Signore. Così se oggi voi vi ribellate al Signore, domani Egli si adirerà contro tutta la comunità di Israele. Se ritenete impuro il paese che possedete, ebbene passate nel paese che è proprietà del Signore, dove è stabilito il tabernacolo del Signore, e vi istanziatevi in mezzo a noi, ma non vi ribellate al Signore, e non fate di noi dei ribelli, costruendovi un altare oltre all'altare del Signore nostro Dio. Acan, figlio di Zera, che commise un'infedeltà relativa all'interdetto, non attirò forse l'ira del Signore su tutta la comunità di Israele? Così che quell'uomo non fu il solo a perire per la sua iniquità? Allora i figli di Ruben, i figli di Gad e la mezza tribù di Manasse risposero e dissero ai capi dei migliaia di Israele: Dio, Dio, il Signore, Dio, Dio, il Signore lo sa. E anche Israele lo saprà, se abbiamo agito per ribellione o per infedeltà verso il Signore. O Dio, non ci salvare in questo giorno. Se abbiamo costruito un altare per voltare le spalle e non perseguire più il Signore. Se è per offrirvi sopra olocausti o oblazione o per farvi sopra sacrifici di riconoscenza. Il Signore ce ne chieda conto. Egli sa, non l'abbiamo fatto invece per timore. Egli sa se non l'abbiamo fatto, invece, per timore di questo che, cioè,
in avvenire i nostri figli potessero dire ai nostri figli: che cosa avete a che fare voi con il Signore Dio di Israele? Il Signore ha posto il Giordano come confine tra noi e voi, o figli di Ruben, o figli di Gad. Voi non avete parte alcuna nel Signore. E così i vostri figli farebbero cessare i nostri figli dal temere il Signore. Perciò abbiamo detto: mettiamo ora mano a costruirci un altare, non per offrirci sopra olocausti né sacrifici, ma perché serva di testimonianza tra noi e voi, in mezzo ai nostri discendenti dopo di noi, che vogliamo servire il Signore nel suo cospetto, con i nostri olocausti, con i nostri sacrifici, con i nostri sacrifici di riconoscenza, affinché i vostri figli non abbiano un giorno a dire ai nostri figli: voi non avete parte alcuna nel Signore. E abbiamo detto: se in avvenire essi diranno questo a noi o ai nostri discendenti, noi risponderemo: guardate la forma dell'altare del Signore che i nostri padri fecero, non per olocausti né per sacrifici, ma perché servisse di testimonianza tra noi e voi. Lungi da noi l'idea di ribellarci al Signore e di voltare le spalle e non seguire più il Signore costruendo un altare per olocausti, per oblazione o per sacrifici, oltre all'altare del Signore vostro Dio, che è davanti al suo tabernacolo. Quando il sacerdote Fineas e i capi della comunità, i capi dei migliaia di Israele che erano con lui, ebbero udito le parole dette dai figli di Ruben, dai figli di Gad e dai figli di Manasse, rimasero soddisfatti. Fineas, figlio del sacerdote Eleazar, disse ai figli di Ruben, ai figli di Gad e ai figli di Manasse: oggi riconosciamo che il Signore è in mezzo a noi, perché non avete commesso infedeltà verso il Signore, così avete liberato i figli di Israele dalla mano del Signore. Fineas, figlio del sacerdote Eleazar, e i capi si allontanarono dai figli di Ruben e dai figli di Gad, e tornarono dal paese di Galaad al paese di Canaan, presso i figli di Israele ai quali riferirono l'accaduto. I figli di Israele furono soddisfatti, benedissero Dio e non parlarono più di salire a combattere contro i figli di Ruben e di Gad per devastare il paese che essi abitavano. E i figli di Ruben e i figli di Gad diedero a quell'altare il nome di Ed, perché dissero: esso è una testimonianza in mezzo a noi che il Signore è Dio. Giosuè capitolo 23, parola del Signore. Molto tempo dopo che il Signore ebbe dato riposo a Israele, liberandolo da tutti i nemici che lo circondavano, Giosuè, ormai vecchio e molto avanti negli anni, convocò tutto Israele, e gli anziani, i capi, i giudici e gli ufficiali del popolo, e disse loro: io sono vecchio e molto avanzato, o avanzati negli anni. Voi avete visto tutto quel che il Signore, il vostro Dio, ha fatto a tutte queste nazioni davanti a voi, poiché il Signore, il vostro Dio, è colui che ha combattuto per voi. Ecco, io ho diviso tra di voi a sorte come eredità, secondo le vostre tribù, il paese delle nazioni che restano e tutte quelle che ho sterminate dal Giordano fino al Mar Grande a Occidente. E il Signore vostro Dio le disperderà egli stesso davanti a voi e le scaccerà davanti a voi, e voi prenderete possesso del loro paese come il Signore, il vostro Dio, vi ha detto. Applicatevi dunque risolutamente a osservare e a mettere in pratica tutto quello che è scritto nel libro della legge di Mosè, senza sviarvene né a destra né a sinistra, senza mischiarvi con queste nazioni che rimangono tra di voi. Non pronunciate neppure il nome dei loro dei, non ne fate uso nei giuramenti, non li servite, non li prostate davanti a loro, ma tenetevi stretti al Signore che è il vostro Dio, come avete fatto fino a oggi. Il Signore ha scacciato davanti a voi nazioni grandi e potenti, e nessuno ha potuto opporsi a voi fino a oggi. Uno solo di voi ne inseguiva mille, perché il Signore, il vostro Dio, combatteva per voi, come Egli aveva detto.
Vegliate dunque attentamente sui voi stessi per amare il Signore, il vostro Dio, perché se voltate le spalle a Lui e vi unite a quel che resta di queste nazioni che sono rimaste fra voi e vi imparentate con loro e vi mescolate con loro ed esse con voi, siate ben certi che il Signore, il vostro Dio, non continuerà a scacciare questi popoli davanti a voi, ma essi diventeranno per voi una rete, un'insidia, un flagello ai vostri fianchi. Tante spine nei vostri occhi finché non siate periti e scomparsi da questo buon paese che il Signore, il vostro Dio, vi ha dato. Ora, ecco, io me ne vado oggi per la via di tutti gli abitanti della terra. Riconoscete dunque con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra che neppure una delle città, le buone parole che il Signore il vostro Dio ha pronunciate su di voi è caduta a terra. Tutte si sono compiute per voi, neppure una è caduta a terra. Ma come ogni buona parola che il Signore il vostro Dio vi aveva detta si è compiuta per voi, così il Signore adempirà a vostro danno tutte le sue parole di minaccia, finché Lui vi abbia sterminati da questo buon paese che il vostro Dio il Signore vi ha dato. Se trasgredite il patto che il Signore il vostro Dio vi ha imposto e andate a servire altri dei e vi prostrate davanti a loro, l'ira del Signore si accenderà contro di voi e voi perirete presto scomparendo dal buon paese che Egli vi ha dato. Giosuè capitolo 24. Giosuè radunò dunque tutte le tribù di Israele a Sichem e convocò gli anziani di Israele, i capi, i giudici e gli ufficiali del popolo, i quali si presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo, così parla il Signore. Il Dio di Israele, i vostri padri, come Terà, padre di Abramo, e padre Naor, abitarono anticamente di là dal fiume e servirono gli altri dei. E io presi il padre vostro Abramo, di là dal fiume, gli fece percorrere tutto il paese di Canaan, moltiplicai la sua discendenza e gli diede Isacco. A Isacco diede Giacobbe e a Esaù, e assegnai a Esaù la sua proprietà, Monte Seir, e Giacobbe e i suoi figli scesero in Egitto. Poi mandai Mosè e Aarone, e colpì l'Egitto con i prodigi egli che fece in mezzo a esso, e dopo ciò vi fece uscire. Dunque fece uscire dall'Egitto i vostri padri, e voi arrivaste al mare. Gli egiziani inseguirono i vostri padri con carri e cavalieri fino al Mar Rosso. Quelli gridarono al Signore ed egli pose delle fitte tenebre fra voi e gli egiziani. Poi fece venire sopra di loro il mare che li sommerse, e gli occhi vostri videro quel che io feci agli egiziani. Poi rimaneste a lungo nel deserto. Io vi condussi quindi nel paese degli Amorrei che abitavano di là dal Giordano, e si combatterono contro di voi, e io li diedi nelle vostre mani. Voi prendeste possesso del loro paese, e io li distrussi davanti a voi. Poi Balak, filho de Sippor, re di Moab, si mosse per combattere contro Israele e mandò a chiamare Balaam, filho di Beor, perché vi maledicesse. Ma io non volli dare ascolto a Balaam. Egli dovete benedirvi e vi liberai dalle mani di Balak. E passaste il Giordano e arrivaste a Gerico. Gli abitanti di Gerico, gli Amorrei, i Ferisei, i Cananei, gli Ititi, i Girgasei, gli Ivei, i Jebusei combatterono contro di voi e io li diedi nelle vostre mani. E mandai davanti a voi i calabroni che scacciarono davanti a voi come era avvenuto dei due re Amorrei, ma questo non avvenne per la tua spada né per il tuo arco. E vi diedi una terra che non avevate lavorata, delle città che non avevate costruite, e voi abitate in esse e mangiate il frutto delle vigne e degli oliveti che non avete piantati.
Dunque, temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Togliete via gli dèi dei quali i vostri padri servirono di là dal fiume e in Egitto e servite il Signore. E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire. O gli dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume, o degli dèi amorei, nei paesi dei quali abitate, quanto a me e alla mia casa, noi serviremo il Signore. Allora il popolo rispose e disse, lungi da noi l'abbandonare il Signore per servire altri dèi, poiché il Signore è il nostro Dio, è Lui che ha fatto uscire noi e i nostri padri dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, che ha fatto quei grandi miracoli davanti ai nostri occhi e ci ha protetti per tutto il viaggio che abbiamo fatto, in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. E il Signore ha scacciato davanti a noi tutti questi popoli e gli amorrei che abitavano il paese. Anche noi serviremo il Signore perché Lui è il nostro Dio. E Giosuè disse al popolo, voi non potete servire il Signore perché Egli è un Dio santo, è un Dio geloso. Egli non perdonerà le vostre ribellioni e i vostri peccati. Quando abbandonerete il Signore, servirete dei stranieri, Egli si volterà contro di voi, vi farà del male e vi consumerà dopo avervi fatto tanto bene. Il popolo disse a Giosuè, no, noi serviremo il Signore. E Giosuè disse al popolo, voi siete testimoni contro voi stessi, che vi siete scelto il Signore per servirlo. Quelli risposero, siamo testimoni. Giosuè disse, togliete dunque via gli dèi stranieri che sono in mezzo a voi e inclinate il vostro cuore al Signore, che è il Dio di Israele. Il popolo rispose a Giosuè, il Signore, il nostro Dio, è quello che serviremo e alla sua voce ubbidiremo. Così Giosuè stabilì in quel giorno un patto con il popolo e gli diede nelle leggi e nelle prescrizioni a Sichem. Poi Giosuè scrisse a queste cose nel libro della legge di Dio, prese una gran pietra e la rizzò sotto la quercia che era presso il luogo consacrato al Signore. E Giosuè disse a tutto il popolo, ecco, questa pietra sarà una testimonianza contro di voi perché essa ha udito tutte le parole che il Signore ci ha dette. Essa servirà quindi da testimonianza contro di voi affinché non rinneghiate il vostro Dio. Poi Giosuè rimandò il popolo, ognuno alla sua eredità. Dopo queste cose, Giosuè, figlio di Nun, servo del Signore, morì all'età di 110 anni e lo seppellirono nel territorio di sua proprietà, Timnat-Sera, che è nella regione montuosa di Efraim, a nord della montagna di Gaas. Israele servì il Signore durante tutta la vita di Giosuè e durante tutta la vita degli anziani che sopravvissero a Giosuè, i quali avevano conoscenza di tutte le opere che il Signore aveva fatte per Israele. E le ossa di Giuseppe che i figli di Israele avevano portate dall'Egitto, essi le seppellirono a Sichem, nella parte del campo che Giacobbe aveva comprato dai figli di Chemor, padre di Sichem, per 100 pezzi di denaro e i figli di Giuseppe le avevano ricevute come eredità. Poi morì anche Eleazar, figlio di Aarone, e lo seppellirono a Gibea di Fineas, che era stata data a suo figlio Fineas, nella regione montuosa di Efraim. Noi ringraziamo il Signore perché abbiamo concluso la lettura di un altro libro della parola del Signore. È bello poter continuare questo cammino, questo viaggio, questa parola che ci fortifica, ma allo stesso tempo che ci esorta a scegliere chi vogliamo seguire. Giosuè ha fatto questo per il popolo di Israele e io lo dico anche a te, chi seguirai? Quanto a me e alla mia casa, noi serviremo il Signore. Dio ti benedica nel nome di Gesù.